Il Consiglio regionale della Toscana approva a maggioranza la relazione sull'attività per il biennio 2020-2021 dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Rilanciare e implementare lo strumento della partecipazione sono gli obiettivi di scopo. Si tratta di un report dell'attività svolta negli anni 2020-2021 da parte di questa Autorità per la partecipazione che si è insediata nel maggio del 2020, un'occasione per acquisire una serie di dati importanti. Ad esempio, nel 2021 sono stati finanziati percorsi partecipativi e dibattiti pubblici per oltre 350.000 euro, sono stati realizzati ben 23 percorsi partecipativi, l'80% dei quali sono stati promossi da enti locali. E nell'aula del Consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'Autorità per la partecipazione, ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa, dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore, ad esempio ai percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni, o anche un allineamento rispetto la disciplina nazionale, come ad esempio il codice degli appalti, ovviamente cercando di incentivare i percorsi partecipativi anche nei piccoli comuni attraverso lo strumento della formazione, che diventa indispensabile per rendere efficaci questi percorsi e per garantire un reale coinvolgimento delle comunità. Occorre anche qui capire che tipo di percorso vogliamo fare, perché se da un lato la partecipazione ha portato nell'ambito di alcuni progetti locali dei risultati anche molto interessanti, dall'altro però dobbiamo anche vedere la partecipazione come uno strumento, ed è la stessa legge che lo prevede, da sfruttare nel momento in cui, come accade molto spesso, si debba evitare magari di adire dei contenziosi e quindi di favorire una partecipazione a monte rispetto a quelle che possono essere delle grandi opere. Questa è, diciamo, la distinzione che viene fuori anche dalla norma. Troppo poche sono state, diciamo, le partecipazioni del secondo tipo, cioè quelle che sono state attivate per concertare rispetto a grandi opere, che invece sono una parte essenziale ed importante nel momento in cui si decide, come dire, di intervenire a monte su una concertazione che poi debba portare alla redazione dell'opera. Finora si è funzionato meno di quello che è stato necessario, è stato per due ragioni principali. È stata molto poco finanziata, anzi nel corso del tempo definanziata, e i processi partecipativi invece necessitano comunque di un contributo da parte della Regione per poter essere implementati. E soprattutto il fatto che molte volte la partecipazione è stata ridotta talmente all'osso che è possibile chiamarla poco più che una comunicazione unilaterale e non vera e propria partecipazione. Il rigassificatore di Piombino è l'ultimo grande esempio di questi passaggi che non sono andati come dovevano essere. Quindi partecipazione sì, abbiamo la legge tra le più evolute e tra le migliori in Italia sulla partecipazione, ma se non viene alimentata strutturalmente e finanziariamente resta uno strumento che viene sbandierato, non utilizzato, e quindi di fatto si riduce a nulla di fatto. Sicuramente occorre fare molto per modificare la normativa, per armonizzare la legge regionale di riferimento con le altre leggi che prevedono la partecipazione. Potrei ricordare la pianificazione urbanistica, la gestione dei beni comuni. Occorre investire e dare risorse per quanto riguarda la partecipazione. Nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione, ma occorre dargli risorse, occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa, perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale. Noi esprimiamo tutta una serie di perplessità, perché se crediamo davvero nella partecipazione occorrono risorse e strumenti adeguati, ma non è la prima volta che lo dico per quanto riguarda, ecco, le figure di tutela, gli organismi in genere, perché la Regione Toscana chiede di modificare le normative di riferimento che in gran parte non sono più attuali. In aula è approdata per il voto definitivo la proposta di legge che prevede l'istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. A illustrare l'atto la presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis. Il piano, dice, sarà uno strumento strategico per le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e di contrasto dei cambiamenti climatici. Dovrebbe essere un piano di programmazione di competenza del Consiglio regionale che raccoglie, in qualche modo coordina, i
piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, della lotta all'amianto, eccetera. In realtà, purtroppo ad oggi sappiamo, manca il piano regionale di sviluppo, che è l'atto madre della programmazione regionale, mancano i piani di settore, a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano, che dovrà essere realizzato anche tramite il contributo di un comitato nuovo tecnico-scientifico di 10 membri, che avevamo chiesto fosse nominato e fosse messo a supporto anche del Consiglio regionale. Questo ci è stato negato, perché si ritiene invece che questo comitato scientifico debba sostenere soltanto la Giunta, e quindi anche in conseguenza di questa ennesima chiusura della maggioranza noi abbiamo espresso un voto contrario. In realtà oggi si è istituita l'ennesima scatola vuota della Regione, è l'istituzione del piano, quindi non è un vero e proprio piano, che dovrà andare a contenere tutti quei piani che noi aspettiamo da anni. La troviamo molto fumosa la proposta di legge che è arrivata stamani, che non crediamo che andrà a cambiare al momento assolutamente niente e che non sia assolutamente risolutiva per tutti quei problemi che vediamo sul territorio. Ahimè, temiamo che si dovrà aspettare ancora altri anni per riuscire a vedere qualche risultato, per andare a trattare in quest'Aula quei piani che dall'inizio della legislatura non sono mai arrivati. Noi in questa legislatura non abbiamo ancora trattato un piano. Abbiamo approvato questo importante atto, che è il primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con i comuni. E con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio e in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa, e quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. Quello che viene presentato oggi in realtà è una raccolta di indicazioni che vengono dall'agenda 2030 dell'Europa, ma in realtà raccoglie un po' di legislatura esistente, va a togliere il PAER, che invece è una pianificazione già esistente, senza sostituirla con qualcosa di concreto, con un cronoprogramma o con degli investimenti seri. Infatti è a invarianza di costi e non si spiega come possa essere una legge così importante non essere supportata da un investimento finanziario forte. L'altro aspetto molto critico è che si tratta di una legge intersettoriale molto importante, che inverte molti settori, dall'energia all'edilizia alle infrastrutture, ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale, che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura. Dovrebbe essere stato presentato a inizio della legislatura del Presidente Gianni e non ce l'abbiamo, quindi senza la struttura base che le dovrebbe supportare. Quindi, come sempre, navighiamo a vista anche nella transizione ecologica e persino quando siamo in ritardo. In queste ultime ore il Consiglio regionale della Toscana sta valutando la possibilità di apportare altre modifiche all'ordinamento regionale, dopo che nel corso dell'ultima seduta è stata approvata all'unanimità e in seconda lettura un'importante modifica allo statuto, con l'introduzione del principio di antifascismo. Dal mio punto di vista è l'ora di rimettere in modo serio mano alla riforma dello statuto e del regolamento, di lavorarci. In commissione abbiamo assistito a una pagina non proprio bella, perché siamo passati dalla proposta di una commissione speciale a un gruppo di lavoro interno alla prima commissione. Cerchiamo di darci da fare tutti quanti per rendere più moderni gli strumenti del nostro agire. Credo che le condizioni si debbano trovare, proprio perché vedo sotto diversi profili che siamo rimasti indietro, invece abbiamo bisogno proprio, come dicevo, di strumenti rapidi, veloci, perché la Toscana deve rimettersi in cammino e deve farlo anche sul piano dei propri strumenti dell'agire. Io credo che sia una prospettiva auspicabile, ci sono alcuni aspetti, certamente non quelli fondativi, che possono essere, anzi forse debbono essere rivisti. In prima commissione stiamo già elaborando un percorso che ci porterà a breve ad un gruppo di lavoro che andrà a modificare il regolamento dell'aula del Consiglio regionale. Credo che la modifica del regolamento possa essere visto come un primo passo, però per poi affrontare anche aspetti più importanti come quelli della modifica dello statuto. Sicuramente è sempre possibile fare un aggiornamento, soprattutto anche per mantenere saldi i valori che già sono espressi e riproposti anche in chiave nuova, perché la storia cambia, i valori restano, ma è importante che i nostri documenti fondanti sappiano andare anche dietro la storia, perché come dice Kant è il diritto che si deve attenere alla vita delle persone e non viceversa. Questo è importante.
L'Internet Festival di Pisa come vetrina privilegiata per presentare l'edizione 2022 del premio Innovazione Toscana. 85.000 euro di dotazione finanziaria complessiva, 4 sezioni, startup innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale, brevetti, transizione ecologica ed energetica per premiare quelle esperienze imprenditoriali di successo nel corso degli ultimi 24 mesi nella nostra regione. Oggi presentiamo la quinta edizione del Premio Innovazione Toscana che porta tante novità con sé, a partire da quella del nome che ritorna a essere Premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, ritornando a quel nome che nei primi anni 2000 ha caratterizzato il Premio Innovazione Toscana quando con lungimiranza è stato lanciato per la prima volta in Toscana dal Consiglio regionale e da Confindustria Toscana. Ma soprattutto le novità sono di contenuto. Il contenuto è quello per cui il premio quest'anno si concentra sulle due grandi transizioni industriali, la transizione digitale e la transizione ecologica ed energetica, che sono al centro delle attenzioni, dei programmi e delle preoccupazioni anche delle imprese, ma anche al centro della politica, delle istituzioni e della ricerca che viene fatta in questo territorio. Il premio si apre con un bando che si aprirà il 10 ottobre e sarà aperto per 4 settimane fino al 7 novembre, al quale si può partecipare con grande semplicità andando sul sito premioinnovazionetoscana.it, scaricando la documentazione, compilandola in maniera molto semplice e presentando domanda attraverso il sito di Sviluppo Toscana. Entro il mese di dicembre ci saranno i vincitori attraverso il conferimento di 9 premi in denaro dai 5 ai 15 mila euro ai migliori giovani, alle migliori giovani che rendono questa terra davvero un'eccellenza in termini di ricerca e innovazione. A promuovere il premio assieme al Consiglio regionale della Toscana, Confindustria Toscana. Il premio innovazione è un premio molto importante perché tutte le imprese, grandi, piccole e medie, per poter crescere, per poter stare sul mercato devono innovare. Innovazione di prodotto ma anche innovazione di processo, abbiamo necessità quindi noi imprese di utilizzare anche il tessuto locale che ci offre tante opportunità, essendo Pisa una città universitaria, una città ricca di centri di ricerca. Quindi il messaggio che vogliamo dare col premio è che tutte le imprese possono innovare, tant'è che tutte le imprese possono partecipare, piccole, grandi e medie, e comunque è importante utilizzare il tessuto del territorio che è veramente ricco di opportunità. Far crescere il tessuto produttivo e innovativo toscano, dice il Presidente del Consiglio, con iniziative come queste e non solo. Noi abbiamo lanciato insieme al Premio Innovazione un'altra idea, che è quella di costruire una fotografia della Toscana del 2050. E quale luogo migliore se non questo, un luogo in cui tante imprese si ritrovano in giorni belli per la città di Pisa, quali quelli dell'Internet Festival. Insomma, insieme a Confindustria Toscana, e consentitemi di ringraziare il vero motore di tutto questo, Silvia Ramondetta, perché oggi se siamo qui è grazie al suo lavoro, al lavoro di Confindustria, insieme mandiamo questo messaggio di speranza, insieme mandiamo questo messaggio ai ragazzi, scommettete sul vostro futuro, noi siamo al vostro fianco. L'idea è semplice, le lettere sono segni astratti che ci servono per leggere o per scrivere. Noi in Occidente siamo funzionali, in Oriente sono più poetici, la calligrafia è un'arte. E dunque ho pensato di trasformare le lettere in illustrazione, in narrazione, in esperienza. E per questo non hanno più senso tutte coordinate, tutte attaccate, ma come le perle di una collana a cui togli il filo di seta diventano fatti in libertà. Type Art 2022, la mostra aperta nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso del Consiglio regionale. Sino al 22 ottobre 16 opere di Lorenzo Marini, artista poliedrico e pubblicitario di successo, che con questa esposizione torna a Firenze. Al taglio del nastro il presidente e il vicepresidente dell'Assemblea Consiliare. Sono davvero felice ed orgoglioso di poter inaugurare oggi nel Palazzo del Pegaso la mostra di Lorenzo Marini, una mostra che riesce ad arrivare al cuore delle persone e che utilizzando le lettere riesce a costruire bellezza. Arte, soprattutto una critica a tante troppe cose superficiali della nostra società, è proprio uno scavare e andare in fondo al cercare attraverso la lettera, con questa indagine, questo è il lavoro che fa uno degli artisti più importanti che abbiamo e questa è una delle mostre sicuramente più riuscite che sono venute in questo palazzo.